Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ah, un'ultima cosa, che poi devo andare, che qui sono già le 10. Guarda un po'. No, non ci credo. Torni per i miei 70 anni. E potevo mancare, secondo te? Allora, ti preparo il solito letto? Sì, ma da oggi in poi li festeggeremo tutti insieme. Torno in Italia per sempre. Davvero? Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407. Ma se cercate gli eroi, se cercate gli eroi, non siamo noi. Se cercate gli eroi, se cercate gli eroi, non siamo noi. Se cercate gli eroi, se cercate gli eroi, non siamo noi. Siamo quella gente che vorrebbe un po' di pace. Siamo quella gente che potrebbe, in fondo potrebbe. Ben ritrovati alla 17ª puntata di Insuperabili, 17 puntate in cui mi supportate e mi sopportate. Questo è un motivo di grandissima soddisfazione e grandissimo orgoglio, e cerchiamo di andare avanti ancora così, con questa forza travolgente che sta caratterizzando questo bellissimo percorso che stiamo facendo insieme. Passo immediatamente a presentarvi l'ospite di oggi, perché ancora una volta abbiamo ospite una vera insuperabile, e si tratta di Mariella Galvani. Mariella Galvani è presidentessa della Casa del Sole, che è una struttura di recupero molto importante, che tratta tematiche molto delicate, realtà molto difficili, ed è una guerriera. È una guerriera perché ci racconterà lei la storia della Casa del Sole, quando l'ha in qualche modo raccolta dalle macerie e quando in realtà questa struttura è diventata a un certo punto macerie, ma che ha saputo con le sue forze ricostruire, rimettere in piedi e rimettere a servizio di persone con problemi, di cui adesso andremo a trattare, perché poi ci si lega questo anche ad un evento che si svolgerà tra qualche giorno, molto molto importante e interessante. Ed è un insuperabile perché ogni giorno è sul campo per aiutare veramente nel concreto le persone che hanno dei problemi, ma ci spiegherà anche come da questi problemi si esce, perché il programma che andiamo ancora una volta ad affrontare oggi è proprio questo, ha lo scopo di dimostrare come anche grandi problemi trovino grandi soluzioni. Io vi presento subito Mariella Galvani e la ringrazio di aver accettato l'invito al nostro programma. Grazie Mariella. Grazie a te. Allora, intanto iniziamo a raccontare, perché ne sono rimasto affascinato io qualche minuto fa, perché ci siamo appena conosciuti, non ci eravamo mai visti fisicamente prima, e questo è il bello di questa trasmissione, che noi ci incontriamo su queste poltrone. A me rimane anche particolarmente facile stare in poltrona, conoscere le persone direttamente, parlare davanti alla telecamera, perché io porgo in qualche modo le domande che le persone da casa vogliono fare, perché io è come se fossi in poltrona a casa che mi sto guardando. Allora, la prima cosa, che cos'è la Casa del Sole? Quando nasce? Qual è un po' in breve la storia della Casa del Sole? Allora, la Casa del Sole è una struttura, una comunità terapeutica riabilitativa. Noi abbiamo, ci occupiamo appunto dalla dipendenza, da patologie come la dipendenza da sostanza e da alcol. E, però la Casa del Sole, diciamo, è la parte residenziale della nostra associazione, perché diciamo noi nasciamo nel 1999 come associazione Arcadia Ollus, che è ancora la sede legale a Catignano, in Contrada Micarone. Quella è la nostra sede legale. Poi è nata appunto proprio per essere, diciamo, per dare l'opportunità a chi avesse bisogno, a chi aveva delle patologie, tipo, come ti ho detto, dipendenze da alcol e da sostanza. E nel 2012 io ho avuto l'opportunità di riprendere questa comunità, che si trovava veramente messa male, diciamo, ecco.
Però, tra l'altro, diciamo, non nella sede attuale. Non nella sede attuale, ecco. No, assolutamente no. Quindi siamo ripartiti veramente da zero. Però ecco, con grossi sacrifici, con grossa tenacia, siamo riusciti a portare avanti questo discorso aperto. E riabilitandoci un attimino anche con i SART, con tutte quelle che erano le strutture, tutti i servizi, ecco. E poi nel 2015 ho avuto, diciamo, l'opportunità di conoscere una persona molto carina, che mi ha dato la possibilità, mi ha dato la struttura che adesso noi abitiamo, che poi è la Casa nel Sole. Che si trova, diciamolo, a Loreto. Contrade Colle Cavalieri 11. È una bella struttura, grandissima struttura, con tanto terreno. Veramente l'ho chiamata la Casa nel Sole perché dà luce, quando è sempre soleggiato lì in pratica, e questo sole illumina un pochino tutti e ci dà la forza, e dà la forza ai ragazzi di portare avanti il discorso che intraprendono venendo in comunità. Certo. E quindi questa è stata la motivazione di questa Casa nel Sole. Certo. Perché noi come se dovessimo risorgere da un buio totale, e quindi ci illumina questo sole. Perfetto. Quindi la Casa del Sole in questo momento ospita quante persone? Questa casa ospita al momento 14 ragazzi. 14 ragazzi. Abbiamo 14 ragazzi di vari che provengono da varie realtà, e appunto quelli della quella dell'alcol e quella della dipendenza da sostanze. Vengono da diversi SERT, perché noi non è che abbiamo soltanto ragazzi del nostro territorio, ma tocchiamo il SERT dell'Aquila, il SERT di Rieti, il SERT di Avezzano, cioè abbiamo un'utenza vicino abbastanza grande. Che fascia di età ricoprono più o meno? Allora, noi copriamo una fascia di età che va dai 18 ai 60. Ecco, questo è un dato interessante, non soltanto per quanto riguarda la struttura, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il tema delle dipendenze. Quindi le dipendenze si può dire che non hanno età, purtroppo. Purtroppo cioè, non avete hanno il diciottenne età. E avete abbiamo il settantenne. E abbiamo il sessantenne, anzi addirittura adesso, dalle ultime statistiche, anche i nonni, diciamo, fra parentesi, fra virgolette, fanno uso, per cui questa è una nuova realtà. E poi noi ci siamo sempre posti il problema, diciamo, che non c'è età che dove non si possa smettere di fare una cosa che non va bene. Certo. Per cui si deve lottare sempre, deve essere una continua lotta, perché dobbiamo vincere noi, non la droga. Certo. La sostanza. Quindi questo è un altro messaggio veramente molto bello da dare, importante. Dobbiamo vincere noi. Se è vero che non c'è purtroppo età non c'è. Per legarsi alle dipendenze, sì. Perché ripetiamo, ci sono ragazzini, ci sono persone anziane, però il messaggio è molto bello e molto forte. Non esiste un'età che possa impedire di smettere. Si può smettere in qualsiasi momento. In qualsiasi momento, se lo si vuole. Basta trovare le motivazioni, sì. Giuste. Immagino che la vostra struttura poi si avvalga di professionalità, di figure professionali. È un lavoro di equipe. Adesso non è stato facile rimettere su anche l'equipe, perché bisogna farlo. L'equipe è molto importante, certo. Perché deve essere poi muro portante di questo che è il nostro lavoro, quindi abbiamo veramente dei brevissimi professionisti, voglio citarli perché penso che certo, noi meritano responsabile, ampiamente di essere abbiamo citati. Un responsabile terapeutico che è il dottor Ernani Troiano, che è da una vita che sta nelle comunità e che ha dato dei grossi supporti alla comunità. Poi abbiamo abbiamo psicologi come il dottor Sebastiano Carticciani, la dottoressa psicoterapeuta Annalisa Gatta, abbiamo l'assistente sociale, abbiamo gli educatori che sono tutti educatori professionali, e abbiamo degli OSS naturalmente. Però diciamo che è un lavoro di squadra il nostro, deve essere un lavoro di squadra. Proprio per portare avanti un discorso lineare con i nostri utenti. Certo, però diciamo che questo raccontiamo, visto che stiamo introducendo questo tema, raccontando un po' la storia di questa Casa nel Sole. Casa nel Sole a un certo punto, abbiamo detto, fino al 2012... Dal 2015 noi avevamo questa sede che si trovava a Catignano, che adesso è sede legale. Che succede che però nel 2015, alla vigilia dell'ingresso nella nuova sede, precisamente il primo maggio del 2015,
Noi eravamo impegnati nell'altra comunità perché ogni prima domenica del mese abbiamo un incontro molto importante con le famiglie e siamo andati lunedì nella nuova struttura perché dovevamo iniziare appunto il trasloco e abbiamo trovato la casa completamente distrutta. Non c'erano più le finestre, non c'erano più le porte, non c'erano i termosifoni, non c'era più, anzi, i letti, non c'erano gli armadi, addirittura quei quattro materassi che avevano lasciato per trasportare i termosifoni che erano di ghisa, quindi diciamo come perdeva l'acqua, certo. Lungo le scale hanno macchiato pure, cioè hanno fatto uno scempio. Hanno addirittura anche distrutto tutti i sanitari per rubarla. Hanno distrutto tutti i sanitari con un piccone e la cosa più che mi ha dato fastidio è che davanti alla porta della nostra struttura ho trovato avevano fumato delle canne, l'hanno lasciato lì come proprio a sfregio. Gesto di disprezzo, cosa, di provocazione. Sì, questo mi ha ferito moltissimo, forse più del danno, perché sono persone che non hanno avuto rispetto, ma a parte di loro stessi, ma delle persone che forse potevano, cioè che entrano e quindi hanno una voglia di certo. Uscire da queste cose, quindi loro proprio il disprezzo, ma contro la vita, ma la vita stessa loro, poi fa certo. Parentesi. Quindi questo mi ha addolorato molto. Però, nonostante tutto, però Mariella non ci siamo si ferma piegati. Mai. No, assolutamente. È un insuperabile, che succede? Diciamolo no, tra l'altro. Sì. Questo accade, abbiamo dato la data di riferimento, ma eravate praticamente a una settimana dall'ingresso in questa sì. Nuova struttura, quindi era pronta per essere pronta inaugurata e per ospitare anche tante persone. Sì, avevamo una lista ben lunga veramente, quindi che cosa è successo? È successo che c'è stato un crollo completamente, perché persino i frigoriferi, le celle frigorifere ci hanno distrutto, persino i muri ci hanno aperto, quindi hanno proprio ridotto in macerie, poi proprio Paolo Minnucci, che conosce la nostra struttura, che spesso ci viene a trovare, fece questo servizio e rimase pure lui, diciamo, addolorato per quando certo. C'era successo. Non c'erano lacrime, non abbiamo potuto versare lacrime perché era certo. Troppo il dolore che neanche ci ha permesso di piangere. Però non ci siamo arresi, perché noi ci crediamo a questo che facciamo, ci crediamo molto e questo dico, per fare questo tipo di lavoro che noi facciamo, lavoro, bisogna crederci. Quindi siamo ripartiti, abbiamo abbassato la testa e io ho girato, ho chiesto aiuto a tante persone, molti non ce l'hanno dato, devo essere onesta. Qualcuno che io ci tengo anche a ringraziare pubblicamente, diciamo al proprietario di Epica, che io sono andata lì per chiedere aiuto, per chiedere come poter prendere dei materiali e lui ci ha messo a disposizione del materiale che non utilizzavano più, e ci ha messo a disposizione un pagamento rateizzato e quindi persone che non hanno voluto sapere quello che era successo, tanto era... Che diciamo, ci ha visto... Non aveva neanche una conoscenza precedente con voi, con la vostra assolutamente. Realtà. Però appena sentito la storia, sì. Si è fidata. Si è fidato ciecamente. Io questa persona lo ringrazierò e ho detto, dico sempre, un pezzettino della Casa del Sole anche di questo signore. Certo. Perché veramente, non conoscendomi, mi ha aperto il cuore, quindi mi ha aperto anche la possibilità di poter È bello poter dire che esistono persone buone. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Però siamo ripartiti, ci siamo messi a lavorare, e abbiamo tolto le macerie. Sono stata la prima con le persone, gli operatori. Abbiamo ripitturato, perché ci avevano rovinato anche i muri, che loro erano belli, tutti colorati. Avete ricostruito. L'abbiamo ricostruito. Però diciamo anche, c'è voluto diamo del il tempo. Merito a Mariella. Cioè è vero, ma c'è stato qualcuno di buon cuore che è stato ringraziato, che si è messo a disposizione, sì. Sulla fiducia, vi ha dato materiale, sì, vi ha consentito sì. Pagamenti dilazionati sì. E rateizzati. Ma diciamolo, qui non c'è stato alcun intervento di natura pubblica. Assolutamente tutto ciò no. Che poi è stato fatto per ricostruire no. Ciò che era stato
drammaticamente distrutto è stato fatto con le forze di Mariella Galvani, sì, con i sacrifici personali, con i soldi propri, sì. Quindi questo vuol dire, sì, credere in un progetto, sì, come ragione ho di vita. Ho anche, no, coinvolto la mia famiglia, naturalmente, questo devo fare un grosso ringraziamento anche alle mie sorelle, che mi hanno dato una grossa mano, e ecco, loro hanno preso, anche loro, hanno preso a cuore questo progetto, perché sanno, mi hanno visto sempre lavorare su questo campo e sanno quando io tenevo alla realizzazione di questa cosa. E quindi loro mi hanno dato una grossa mano e le ringrazio veramente di cuore, perché ecco. Beh, credo che da qui si capisca quanto veramente quanto ci sia della vostra vita in questo progetto, perché tanto. Quando si costruisce, viene distrutto tutto e si ricostruisce con le proprie forze della propria famiglia, una realtà come questa. Per perseguire uno scopo nobile come quello di recuperare le persone, giovani o meno giovani, dalle dipendenze, vuol dire che veramente ne avete fatto una ragione di vita. Quindi di questo vi ho dato veramente atto, perché un'altra persona avrebbe detto: io con i soldi e i risparmi di una vita, di tutta la famiglia, magari facciamo qualcosa, sì, per la famiglia. Sì. La vostra vera famiglia sono i ragazzi e le persone con le dipendenze, sì, perché voi avete l'obiettivo proprio nella vita di recuperare le di persone. Recuperare. Possiamo dare, ecco, un riscontro anche però su questo, prima di passare poi anche all'evento di venerdì, che sarebbe interessante una cosa segnalare. Voglio dirti, una cosa voglio dirti, sì, che ci tengo. Questo forse l'ho fatto anche perché io ho vissuto in prima persona, diciamo, in famiglia, ho avuto il problema. Sì. E quindi come mamma, come educatrice, perché io sono educatrice dal 78, quindi mi sono sentita di fare questa cosa, perché forse è completo, è un lavoro completo, perché l'ho vissuto come madre e lo vivo come educatrice e lo vivo, certo, come adesso presidente di questa struttura. Certo. Quindi penso che il mio messaggio, il messaggio che io do quando mi si presenta la famiglia, è molto forte. Ecco, c'è subito un'empatia fra di noi, no? Perché chi, una mamma può capire una mamma che ha avuto un problema, certo, una famiglia, certo, può capire la famiglia che ha il problema, certamente, perché lo vive in primis. Certamente. Quindi io, ecco, un ringraziamento, appunto, lo voglio dire pure questo, perché è importante. Un ringraziamento lo devo alla mia famiglia, ai miei figli, soprattutto a Stefano e a Roberta, al mio compagno Pietro, perché loro mi sono stati veramente vicini. Certo. Hanno accantonato quello che era forse un benessere nostro, personale, da condividere. Per canalizzarlo tutto, sì, su questa attività. Sì, sì. Però diamo anche, ecco, un dato magari che io non conosco, anzi mi permetto, sì, di chiederlo per darlo a chi ci ascolta. Che tipo di riscontro avete a conclusione del percorso di recupero? Cioè, che, diciamo, non vorrei parlare di percentuali, ma allora, si entra nella vostra comunità con questi problemi di dipendenze, seguendo il vostro percorso, che mi diceva prima, dura, ci sono vari step, sì, però grosso modo 18 mesi, circa 18 mesi. Qual è la probabilità, chiaramente essendo collaborativi, evidente, perché chi non vuole smettere non assolutamente smetterà, ma se c'è la determinazione, col vostro aiuto la comunità, che probabilità c'è di uscire da questi maledetti tunnel delle dipendenze? Allora, parlare di uscita è difficile, sai perché? Perché in fondo sì, si può fare un programma, un buon programma, però non è detto che poi non ci possano essere le ricadute. Certo. Okay? Quindi noi andiamo a lavorare anche sulla ricaduta, quindi dopo che finiscono un programma, noi teniamo sempre questi ragazzi, diciamo, ci teniamo in contatto con loro, certo, quindi loro vengono una volta al mese o due volte al mese per quasi un anno e mezzo, quindi continuiamo a seguirli. Quindi questo è molto importante, questo facciamo. Che ti posso dire? Io in questo periodo, che diciamo, parlo di sull'ultimo periodo, ho avuto diversi riscontri. Ragazzi che hanno fatto un buon programma, ragazzi che si sono riuniti con le famiglie, molto importante, ragazzi che hanno trovato un lavoro e quindi, ecco, adesso sono delle persone, e ti dico che nella nostra comunità abbiamo avuto, diciamo, è stato ottimi alto, risultati. Ottimi risultati. Ecco, sì, anche sì, perché appena sottolineato, addirittura ragazzi che hanno studiato, che nonostante facessero un programma, hanno studiato dentro la comunità, certo, quindi hanno preso dei diplomi e adesso fanno un educatore, perché un altro. Nella comunità poi si fanno tante cose. Assolutamente. Adesso, sì, abbiamo parlato dell'equipe dei professionisti, sì, sì, che, sì, seguono, sì. Però chiedevo io come curiosità proprio
prima di iniziare, la comunità ha un suo programma, diciamo una quotidianità che prevede tante cose, dalle regole. Beh, le regole sono l'essenziale, le regole della comunità devono essere assolutamente la struttura. Assolutamente. Abbiamo in pratica una giornata tipo, e che i ragazzi, c'è il suono della campana che viene scandita, e questa è molto bella, io l'ho risentita suonare, mi sono emozionata tantissimo appena abbiamo aperto questa campana che suonava e quindi dava vita alla comunità. Certo. E ogni volta che squilla un ragazzo me lo fa squillare, certo. Deve ritornare realmente ai ragazzi, i sacrifici che, certo, uno fa, eccetera. Quindi si parte dalle 7 dal suono della campana, si fa colazione, e poi si pendono, naturalmente si passa alla quinta colazione, che può essere variare, latte, caffè, latte, orzo, tè, biscotti o dolci. La preparano loro. Certo. C'è un ragazzo che si alza, diciamo, mezz'ora prima, entra in cucina e prepara la colazione. A turno, immagino. A turno. Turni che vanno da una settimana a un mese. Certo. Perché dove c'è il ragazzo che dice non voglio fare la colazione, mi sono stancato, là bisogna insistere, perché bisogna capire che non bisogna mai dire mi sono stancato, non ho voglia, perché in ambito di lavoro non si può dire, se no la società ci richiede delle... Quindi ogni minima cosa va guardata e va, diciamo, monitorata. Sì, sì, sì. Poi alle 8 in pratica i ragazzi, dopo la finito di fare colazione, chi deve prendere dei farmaci, perché noi abbiamo un medico anche che tre volte a settimana viene in comunità e controlla i nostri ragazzi, quindi in pratica ci sono alcuni che fanno delle terapie, certo, anche perché vengono dei ragazzi che prendono terapie come il metadone, eccetera. Certo. Quindi c'è la somministrazione dei farmaci. Anche questo il ragazzo ti deve rendere responsabile, sa che a quell'orario là, una alla volta, certo, si entra nella sala medica, prendono il farmaco e escono fuori. Poi c'è il momento della sigaretta, si esce fuori, si fuma la sigaretta, e c'è alle 8:15, 8:30, il responsabile dei lavori, che è un ragazzo che ha più mesi di lavoro in comunità, prospetta tutto il gruppo che si mettono in circolo quali sono le mansioni della giornata. Ad esempio, tre ragazzi salgono su a pulire le camere, tre restano sotto e fanno... Sì, comunque... E tutto, diciamo, che c'è un programma cadenzato, tutta una cosa cadenzata. E poi comunque sempre attività di squadra, però. Assolutamente, non devono essere mai da soli. Sempre attività di squadra. Assolutamente, e sempre di squadra. Che rapporto si crea tra loro? Il rapporto a volte anche di contrasto, no? E sono delle culture diverse. Noi ospitiamo tutte le culture, mi sembra che sia giusto così. Non facciamo discriminazione, assolutamente. E quindi abbiamo varie situazioni e quindi sì, c'è un po' un contrasto, perché la cultura di uno può non convivere con la cultura dell'altro, però poi bisogna anche portare... Questa fa parte di un percorso. Assolutamente, aiutarli, sì. Aiutarli a integrarsi. E stare anche con chi magari è diverso da te. Da te, e qui, assolutamente. Per estrazione, per vissuto. Per vissuto, perché ripeto, i ragazzi che fanno uso di sostanza, purtroppo, molte volte li ritroviamo per strada, certo, fanno una vita di strada, la loro vita cambia totalmente, certo, ma anche il ragazzo di buona famiglia, che poi vive giornalmente in famiglia, poi con la sostanza diventa, acquisisce tutte quelle che sono, certo, le dinamiche della strada. Certo, anche perché su questo mi permetto di intervenire, prima hai detto una cosa molto bella, quando io chiedevo quali sono i risultati mediamente che si possono sperare da questo percorso, sì, ha detto, abbiamo visto tante persone uscire dalla comunità, sì, che stavano meglio, che avevano studiato, ma soprattutto che hanno riunito la famiglia. Assolutamente sì. Perché ricordiamo, le dipendenze, oltre che a rovinare la vita, la salute, isolano, dividono, sì, e rovinano le relazioni, frantumano i rapporti. Ma infatti... Perché poi la persona tossicodipendente o dipendente dall'alcol si scorda arriva tutto, al punto in cui si dimentica tutto, quindi ecco, non c'è più famiglia, non c'è più... Quando voi dite facciamo un incontro all'inizio di ogni mese, se non sbaglio, sì, un incontro con le famiglie è importantissimo. Ecco, io la nostra comunità, diciamo, che io ho voluto proprio espressamente, voglio dalla mia equip, che il lavoro nostro deve essere basato sulla famiglia, quindi la famiglia per noi è molto importante. E io dico a ogni ragazzo che chiede di entrare, la vostra famiglia è d'accordo? È pronta a lavorare con voi? Perché il nostro cammino deve essere parallelo. Qua c'è l'utente, qua c'è, certo, la famiglia. E deve venirci dietro. Certo. Perché sennò non si può poi, una volta che hanno finito il programma, rimettere in mezzo alla strada quella famiglia. Perché, certo, naturalmente molte di queste famiglie hanno i problemi.
Quindi certo. Noi nel nostro piccolo, con gli educatori che ci abbiamo, con i psicologi, diamo una mano anche a loro. Certo. Dove c'è la necessità. Della persona, ma anche dell'ambiente che lo circonda. Dell'ambiente, dei figli, il rapporto genitoriale. Noi abbiamo diversi detenuti. Detenuti che hanno fatto 10-15 anni di carcere, 12 anni, 4 anni non rivedono certo. I figli. E anche questo rapporto va riacquistato. Perché certo. Non è detto che una persona che abbia questo problema non possa avere contatti con i figli, oppure le mogli allontanano questi figli. Bisogna ricostruire anche come persone. Infatti noi nella nostra struttura abbiamo anche un angolo. Io la prima domenica del mese è molto importante, perché è quella con l'incontro con la famiglia. La terza domenica del mese vengono i nipoti, i figli dei nostri utenti, dove c'è un assistente sociale, uno psicologo che monitora proprio il rapporto genitoriale. Bellissimo. Abbiamo degli spazi dove ci sono dei giochi, bellissimo, dove ci sono delle cassette, loro decidono come lavorare con questi ragazzi, fanno i disegni, preparano le merende. Quindi bellissimo. Il rapporto genitoriale che va riconquistato. Certo. Li va riconquistato. Perché giustissimo questa considerazione, voi lavorate per un arco di tempo che può essere di 18 mesi, o comunque sì, come dicevamo prima, in vari percorsi, in vari step, però se ci si preoccupa solo del recupero, diciamo, psicofisico dell'ospite, della vostra comunità, ma non si pensa all'ambiente familiare esterno, una certo. volta finito il percorso, la domanda è sì, ma quando apro la porta e dico adesso che stai meglio puoi andare dove? Ecco. E dove? E da chi? E se il problema dipendeva magari anche da un contesto familiare sbagliato e lo rimetto in un contesto familiare sbagliato, abbiamo la stessa, si ripete, diciamo sempre peggio sì, di prima. Peggio quindi di il lavoro prima. Che fate è interno ma è anche all'esterno, sì, anche perché gli create una struttura familiare sì. e relazionale che lo possa accogliere quando esce. Assolutamente sì, perché poi oltre questo noi facciamo degli incontri ogni 15 giorni proprio con le famiglie, sì, cioè sì, con la famiglia certo. Indico il nucleo familiare, tipo bellissimo. La moglie, il marito, la compagna, il marito e la moglie, oppure chi non ha, che non è sposato, con la mamma o coi fratelli, no? Perché una poi realtà... si perdono. Quindi ogni 15 giorni i nostri psicologi ascoltano le famiglie, quindi ci sta anche questo lavoro, così diciamo. Ci sta raccontando veramente una realtà che in pochi conoscono, perché si sente parlare di queste comunità. Ma io invito sempre. In pochi poi ci preoccupiamo di capire veramente come funzionano. Bastano poche decine di minuti per capire quanto lavoro ci sia, quanta attenzione ci sia, quanti siano gli argomenti da curare, però soprattutto quanta passione, quanta energia e quanta vita voi operatori mettete nella vita degli altri, cioè senza lo stimolo vostro. Io parlando in questo momento con lei percepisco che c'è proprio una vocazione nei confronti di una missione nei confronti di questa realtà. Ci sento un trasporto che non è un rapporto di lavoro sì. semplicemente, è proprio un darsi in tutto e per tutto per la voglia di aiutare a recuperare. Questo è un messaggio veramente straordinariamente importante. E, ecco, e vedo tra l'altro in sovraimpressione adesso, visto che siamo in chiusura, sì. un'altra cosa che volevo segnalare a chi ci ascolta, perché proprio venerdì prossimo, cioè sì, dopo domani, venerdì, prossimo, sì. venerdì 12 alle 18:30 a Loreto Prutino si terrà questo evento, questo convegno dal titolo Lo sport come antidoto contro le dipendenze. Sì. Quindi un tema che mi è caro, quello dello sport, essendo chiaramente uno sportivo paralimpico, ed è molto bello che voi sposiate questo binomio di sport come canale, come strumento fra i tanti per cercare di allontanare sì. dalle dipendenze o magari da prevenire dalle dipendenze, perché può essere un bel messaggio quello da dare, che se i ragazzi vengono impegnati fin da giovani, ma anche i meno giovani, si appassionano a uno sport, lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra, anche l'esigenza, lo dico sulla mia pelle, io mi accorgo mese dopo mese che sono io il primo alla ricerca di uno stile di vita equilibrato. Lo sport a me personalmente ha insegnato, per esempio, e mi sta insegnando sempre di più a stare attento a un'alimentazione più equilibrata. Io una volta la colazione era una cosa, per 22 anni non l'ho mai fatta, il pranzo se capitava, se avevo tempo, la cena quando capitava.
Lo sport mi ha dato delle regole. Ma non me l'ha imposto, me l'ha fatta, me l'ha generata piano piano come una mia esigenza, quello di fare una colazione sana, di avere un pranzo più mirato, una cena più, e mi fa stare meglio. Quindi lo sport poi diventa spirito di gruppo, diventa passione, diventa volersi bene, ed è uno strumento che sicuramente ti tiene lontano da quello che poco c'entra con questo mondo qui. Se ti piace star bene, difficilmente ti vai a legare qualcosa che ti fa star male, assolutamente, come le droghe, sì, eccetera. Quindi parliamo un attimo, visto che siamo in chiusura, questo evento, sì, quindi... Questo evento è nato così, quasi perché c'è stato appunto il presidente dell'associazione calcistica, Fabrizio Acciavatti, che è venuto a trovarci nella comunità e, parlando del più del meno, vedendo la nostra realtà, lui mi ha proposto di fare qualcosa per i suoi ragazzi, per gli adolescenti, e quindi ho preso la palla in balzo e ho detto: ma sì, perché no, facciamo qualcosa, portiamo, sensibilizziamo un pochino questi ragazzi, facciamo vedere che cos'è cadere nella sostanza o nell'alcol, perché oggi purtroppo è alto, e i minori adesso hanno acquistato, diciamo, c'è una grossa percentuale di minori che bevono tantissimo, quindi si sta alzando, e quindi lui questa cosa gli è piaciuta molto. E si farà questo convegno, parteciperanno forse anche i nostri ragazzi, sempre pronti ad aiutare tutti. Siete dei veri insuperabili, per cui a questo punto io, nel ringraziare nuovamente Mariella per il regalo che ci ha fatto oggi, dando questa testimonianza, e ringraziando Leo Di Blasio alla regia, che come sempre ci aiuta a realizzare questa trasmissione, mi permetto di dare sempre un messaggio di grande carica, per cui un invito anche a tutti i giovani: lasciate stare le dipendenze, sono realtà che vi distruggono semplicemente la vita, le relazioni, i rapporti e il futuro. L'unica dipendenza che dovete avere è la dipendenza dalla vita, perché non c'è niente di più bello, ve lo dice una persona che lotta tutti i giorni su una carrozzina, ma si diverte veramente tanto, perché ha capito una cosa sedendosi su questa carrozzina, che l'unica cosa veramente bella è la vita. Quindi siate dipendenti e non andate in comunità a disintossicarvi dalla bellezza della vita. Con questo ringrazio tutti, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, nuovo ospite, nuovo argomento, tantissima energia, e come sempre vi saluto con un vamos! Ma se cercate gli eroi, se cercate gli eroi, non siamo noi. Se cercate gli eroi, se cercate gli eroi, non siamo noi. Se cercate gli eroi, se cercate gli eroi, non siamo noi. Siamo quella gente che vorrebbe un po' di pace. Siamo quella gente che potrebbe, in fondo potrebbe. Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ah, un'ultima cosa, che poi devo andare, che qui sono già le 10. Guarda un po'. No, non ci credo. Torni per i miei 70 anni. Che potevo mancare, secondo te? Allora, ti preparo il solito letto? Sì, ma da oggi in poi li festeggeremo tutti insieme. Torno in Italia per sempre. Davvero? Sì. Hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407.